finanza.com e con Fabrizio Quirichetti, gestore del fondo Absolute Return di Oyster. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Ecco, giovedì probabilmente Mario Draghi darà via al quantitative easing europeo. Cosa potrebbe succedere per l'economia del vecchio continente? Per l'economia niente sicuramente, ma per coincidenza forse fra qualche mese si vedrà dei miglioramenti sull'economia europea e anche un'inflazione che si stabilizza, ma non sarà legato al quantitative easing che Mario Draghi annuncerà certamente giovedì. Sarà legato al fatto che il greggio si è abbassato di più di 50%, l'euro si è indebolito contro il dollaro e tutto questo aiuterà la crescita in Europa a ridicolare. Ecco, invece gli effetti sui mercati finanziari quali potrebbero essere? Allora, a breve ci potrebbe stare molto volatilità, perché se tutti adesso sono d'accordo sul fatto che ci sarà un QE, non si sa ancora quanto sarà il montante, non si sa se sarà un quantitative easing aperto o chiuso, vuol dire se forse si potrà andare oltre la cifra di 500 miliardi, e dopo le modalità anche le banche centrali, sarà la BCE, saranno le banche nazionali, se sono le banche nazionale compreranno soltanto il debito del loro paese o compreranno anche debito degli altri paesi. Dunque penso che ci sarà abbastanza volatilità il tempo che il mercato capisce le implicazioni di questo quantitative easing sui mercati finanziari nei prossimi settimane. Ecco, grazie mille Fabrizio, buon lavoro. Grazie a lei.